Con Maurizio Piccali, segretario provinciale dello SPCGL di Reggio Emilia, parliamo della manifestazione nazionale di Roma del 5 marzo dei pensionati. Dopo le prime cose ottenute sotto il governo Prodi, anche se era l'inizio di un percorso, adesso con il governo Berlusconi le cose sono molto cambiate. Cosa chiedete? Sì, con il governo Prodi avevamo iniziato un percorso interessante nel quale avevamo impostato due questioni che noi consideriamo assolutamente importanti, direi strategiche. Uno riguarda il meccanismo di rivalutazione delle pensioni, il secondo riguarda il fondo e la legge per la non autosufficienza. Avevamo iniziato questo percorso assolutamente interessante. Oggi totalmente interrotto, chiediamo anche a questo governo, ovviamente, di riprendere quel percorso e soprattutto di attivare finalmente un tavolo di trattativa vero a livello governativo nel quale CGIL, CISL e UIL dei pensionati e governo comincino ad impostare un lavoro per il futuro che metta al sicuro il potere d'acquisto delle pensioni e quindi del reddito da pensione per tutti i pensionati d'Italia. Siamo in un momento di crisi economica evidente, molto forte e dalle prospettive incerte. Quanto questo pesa anche sui pensionati? Ma la crisi che stiamo vivendo pesa ovviamente molto anche sui pensionati. Sarà tra l'altro destinata a pesare anche nei prossimi mesi, speriamo non nei prossimi anni. È evidente però che pesa anche la scarsa capacità di risposta e di contrasto agli elementi della crisi che il governo ha messo in campo. Sappiamo tutti, in Europa e nel mondo, tutti i governi hanno fatto molto di più di quanto non abbia fatto e non stia facendo questo governo. Ovviamente questo sarà un aggravante della crisi che rischieremo di pagare anche come pensionati. Ovviamente anche per contrastare questa inefficacia degli interventi governativi, noi abbiamo attivato una serie di mobilitazioni e di lotte che svilupperemo nelle prossime settimane e che abbiamo fatto anche nelle passate settimane, nei passati mesi. E questa manifestazione l'avete immagino preparata con assemblee, incontri a livello di base. Qual è la sensazione che tu hai? Qual è cosa sentono i pensionati della CGIL in questo momento qua? Le loro paure, le loro aspettative anche da parte verso il sindacato? Ma le sensazioni che abbiamo sono sensazioni tutto sommato buone, che ovviamente non vogliono nascondere le preoccupazioni che tutti i pensionati sentono. Tra l'altro, il pensionato normalmente è una persona che ha un lungo vissuto e soffre della propria condizione, ma anche della condizione dei propri figli, dei propri nipoti. Quindi vedere casomai un figlio di 40-50 anni che perde il lavoro o va in cassa integrazione, o un nipote che non trova un lavoro, o il lavoro che trova è assolutamente precario, ovviamente è ulteriore elemento di preoccupazione. Però è anche uno degli elementi che aumenta la spinta a dire questa cosa non va bene, bisogna cambiarla. Noi anche in una ricerca recente che abbiamo fatto e che abbiamo presentato alla fine di novembre, abbiamo avuto modo di riscontrare che gli anziani, i pensionati, accanto alle preoccupazioni denunciavano anche una forte capacità di reazione sul piano sociale. Quindi noi ci basiamo su questa loro reattività sociale per contare sul fatto che anche questa manifestazione sarà una manifestazione molto partecipata. La stiamo preparando con assemblee, con riunioni abbastanza partecipate e nelle quali credo ci siano elementi interessanti che ci fanno ben sperare. Nonostante il momento difficile delle relazioni confederali tra i tre sindacati, CGIL e CISL UIL, voi a livello regionale state adesso facendo una campagna unitaria sulla non autosufficienza. Ce ne puoi parlare un attimo? Questa è una domanda che mi permette di fare il punto su uno degli elementi di grande delicatezza
che oggi sono in campo sul versante sindacale. La difficoltà di rapporto tra CGIL e CISL e UIL è ovviamente un elemento che ci preoccupa. Il fatto che tra i sindacati di CGIL e CISL e UIL dei pensionati ci siano rimasti aperti elementi di dialogo importanti è una questione anch'essa aperta, nel senso che ci fa sperare che in prospettiva ci sia la possibilità di ricucire alcuni dei punti forti dei nostri rapporti. Noi abbiamo messo in campo unitariamente una iniziativa che è l'invio di una cartolina a tutti i pensionati dell'Emilia-Romagna, ai quali chiediamo dei pareri rispetto alla situazione. Dalle risposte che ci daranno avremo la possibilità di leggere con maggiore precisione qual è oggi la sensazione, le preoccupazioni, i problemi, insomma, che i pensionati ci propongono. Ovviamente il fatto che questa cosa la facciamo unitariamente tra i sindacati dei pensionati, CGIL e CISL e UIL, è un elemento che vuole essere un investimento per il futuro proprio sul piano unitario.